FIFA ha organizzato questa manifestazione di Catanzaro, che però fa parte di un insieme di manifestazioni a livello nazionale. Sì. Allora, chiedo, quale può essere il contributo che le donne possono dare all'imprenditoria, soprattutto in un periodo come questo, che è un periodo di crisi? Ma certamente, intanto diciamo che siamo molto contenti perché la tappa di Catanzaro, che fa parte del giro d'Italia delle donne che fanno impresa, è per la prima volta giunta nella nostra Camera, e quindi comunque è una cosa molto bella che aiuta, perché sicuramente queste giornate di manifestazione e di confronto aiutano moltissimo. E per me la peculiarità proprio dell'agire femminile è una grandissima ricchezza che il paese in genere dovrebbe usare proprio per superare questa crisi particolare che ci sta attraversando in questo momento. Quindi proprio le risorse e le doti dell'agire femminile diventano una grande ricchezza. C'è in Italia cultura d'impresa al femminile o è un qualcosa ancora ritenuta piuttosto maschile? Ma indubbiamente, specie a livello nostro territoriale, la mentalità è particolarmente rivolta al maschile, e quindi la difficoltà per un'impresa femminile di farsi spazio e di consolidarsi in un territorio come il nostro è sicuramente molto, molto più complicato e difficile. E in modo particolare, ripeto, nella nostra zona, dove peraltro emerge anche una volontà quasi individualista del fare impresa, e anche questo è un altro.